Una buona parte dei colleghi senatori sia interessato ad affrontare una problematica che tendiamo invece ad esaminare sotto il profilo dell'emergenza. Parliamo di Pompei, parliamo dei crolli di Pompei, parliamo delle polemiche su Pompei e sulle aree archeologiche vesuviane. Parliamo della disponibilità di risorse che ora c'è e che tuttavia non vengono impegnate. E dunque, Presidente, credo che il dibattito di oggi, che viene su un tema, una mozione parlamentare che è stata presentata il 14 dicembre dello scorso anno, e li voglio ringraziare con la firma dei colleghi senatori De Feo, Vittoria Franco, D'Alia, Pistorio, Viespoli, Leoni, Giambrone ed ancora, in rappresentanza di tutti i gruppi del Senato, ed ancora Russo, Quagliariello, Vita, Strano, Garavaglia, Di Giglio, Poli Bortone e Peterlini. È una mozione, lo dico al rappresentante del Governo e lo dico alla Presidenza, che è ancora interamente valida, salvo una cifra contenuta nell'ultimo paragrafo, dove si chiede di indire una conferenza internazionale sul futuro di Pompei e delle aree archeologiche vesuviane nella primavera del 2012. Si cambia la cifra, si mette un 3 al posto del 2. Presidente e colleghi, ad aprile sono stati fatti i primi bandi per l'affidamento dei lavori relativi al piano, al progetto Pompei. Quest'oggi nella Commissione Cultura e Beni Culturali del nostro Senato sono state tenute tre importanti audizioni su questo argomento del Direttore Generale del Ministero, della Sovrintendente, del Direttore Generale per Archeologia del Ministero dei Beni Culturali. Proseguirà da parte della Commissione una indagine, credo che ci sarà anche un sopralluogo a Pompei, e tuttavia l'approvazione delle mozioni all'ordine del giorno è un fatto importante per dare degli indirizzi al Governo. I bandi che sono stati affidati finora non hanno prodotto il risultato, signor Sottosegretario Cecchi, e gli affidamenti annunciati prima dell'estate, a causa probabilmente di una modalità di espletamento delle gare troppo macchinosa, non sta portando al risultato tempestivo e indispensabile. Per intenderci, a quanto pare ci sono 600 imprese, piccole imprese, che hanno concorso per un programma di interventi di manutenzione molto frazionato e con gare al massimo ribasso, e dunque si annunciano contenziosi, si annunciano ricorsi, si annunciano probabilmente ulteriori ritardi, tanto che disgraziatamente è lecito ritenere che nulla inizi prima del 2013. Domanda: ce lo possiamo permettere? Ci possiamo permettere che l'autunno e l'inverno, con le piogge che arriveranno, segnali al mondo nuovi guasti, crolli e problemi che il mondo intero è pronto purtroppo a recepire negativamente e a dare in questo modo una lettura critica sulla gestione di un patrimonio culturale unico al mondo? Vengo subito al tema su cui dovremmo ottenere una convergenza e su cui mi auguro che il sottosegretario Cecchi, che ha una preclara esperienza in questo senso, ci dia una risposta soddisfacente. A Pompei c'è bisogno di manutentori, c'è bisogno di operai, c'è bisogno di tecnici che vadano strada per strada, insula per insula, ad intervenire laddove si minaccia un crollo o
un inconveniente del genere che abbiamo visto negli ultimi anni. C'è bisogno, cioè, che quelli che nell'epoca d'oro di Pompei erano i 90 operai che agivano in quella città, perché di una città si tratta, ed oggi sarebbero, secondo le ultime informazioni, ridotti a 3, vengano integrati per decisione del Ministero e dei suoi organi competenti da squadre di tecnici, operai, manutentori che battano a tappeto la città di Pompei e siano in grado di intervenire dove abbisogna per evitare quei guasti di cui abbiamo detto. Questa è la proposta fondamentale che io rivolgo al sottosegretario Scecchi. Il governo si muova per cortesia e definisca quali operatori, prendendoli dove? Prendendoli nei ranghi disponibili, prendendoli d'intesa con la Regione, facendo degli interventi straordinari, perché abbiamo troppo discusso del fatto che prima c'era un commissario straordinario, poi finalmente si fanno tutti i bandi, ma ogni guasto nuovo che accadesse a Pompei finirà sulla responsabilità dell'attuale governo. E questo io credo sarebbe qualcosa di sgradevole per tutti. E vorrei anche dire, signor Sottosegretario, che occorre allargare l'orizzonte. Stiamo parlando, e questo è contenuto nella nostra mozione, di un sistema. Le aree archeologiche ovviamente non sono solo quella di Pompei, c'è Ercolano, c'è Oplonti, Torre Annunziata, Bosco Reale, c'è il Museo archeologico di Napoli che è in fondo integrato con questa situazione. Noi abbiamo ricordato che Pompei è un attrattore di prima grandezza mondiale i cui due principali soggetti non sono messi in rete, perché l'altro soggetto è il santuario di Pompei, dove vanno circa 4 milioni di visitatori all'anno, praticamente nessuno dei quali è messo in relazione con una visita alle aree archeologiche. È un paradosso della disorganizzazione del territorio che indiscutibilmente esige una valorizzazione turistica che tenga conto dell'apporto degli enti locali, delle capacità organizzative che lo Stato italiano sia in grado di mettere in campo. Voglio approfittare di questa occasione, signor Presidente, per chiarire, lo voglio fare in quest'Aula, perché l'ex ministro Bondi è qui e credo che anche lui possa condividere, me lo auguro, quello che dico. Nel passato le polemiche riguardarono l'impossibilità da parte del Ministro dei Beni Culturali di ottenere dal Ministro dell'Economia le risorse per la manutenzione, per i restauri di Pompei. Non si trattava, cioè, almeno per chi parla, di una campagna ad personam, si trattava di una battaglia contro il taglio orizzontale delle risorse per la cultura. E devo dire che la cancellazione di 40 figure di sovrintendenti che è stata operata con l'attuale governo, signor Sottosegretario, purtroppo assomiglia molto da vicino ai tagli lineari che abbiamo conosciuto e che abbiamo criticato, e comporta una critica oggi da parte nostra non troppo dissimile da quelle operate allora, perché i crolli ci sono stati allora, ma soprattutto la mancanza di risorse proiettava il rischio di futuri problemi, ma lo stesso si sta preparando oggi, non è un contesto purtroppo che stia cambiando. Allora dobbiamo chiarire a chi ci ascolta che questo paese deve essere un paese in cui non ci sono i soldi per fare la manutenzione e i restauri, e quando ci sono i soldi non siamo in grado di spenderli. Mi permetta un'apertura di parentesi sulla situazione dell'archeologia nella capitale, di cui lei nella sua precedente funzione si è occupato, anche dimostrando la capacità di spesa piuttosto ravvicinata nel tempo, con decine di cantieri aperti, cosa di cui do atto al Ministro che ha preceduto l'attuale, per aver incoraggiato questa potenzialità. Ma oggi è vero che nella città eterna ci sono 80 milioni non spesi per i restauri archeologici? È vero che siamo fermi sulla Domus Aurea, sul Palatino? È possibile che anche dove ci sono i soldi, perché le sovrintendenze speciali li hanno, questa difficoltà di spesa prosegua o si aggravi? E allora, Presidente e colleghi,
oggi non è un tempo di polemiche, ma un tempo di risposte. Anch'io sono stato ministro dei beni culturali e devo dire sono stato un ministro insoddisfatto su Pompei, del mio stesso ministero. Tanto che una volta feci una visita senza preavviso agli scavi per andare a verificare, diciamo, direttamente la situazione. Allora, Presidente, la mia conclusione nell'illustrazione di una mozione che è articolata, ricca e piena di indicazioni, molte altre sono contenute nelle altre due mozioni all'ordine del giorno che credo dovremo attentamente esaminare al momento del voto. Presidente, io credo che dobbiamo sbloccare l'impostazione su Pompei data dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Un Consiglio Superiore, voglio ricordare, che è stato sostanzialmente cancellato, mancano i comitati tecnico-scientifici e dunque abbiamo a che fare con una situazione che interpella anch'essa una difficoltà strutturale profonda del ruolo della cultura nelle politiche pubbliche del nostro Paese e del ruolo delle potenzialità che l'archeologia, che si tratti di Aquileia, che si tratti delle città greche della Sicilia, pur fuori dalla competenza diretta del Ministero, che si tratti di Pompei e delle aree archeologiche vesuviane, impone in un paese come il nostro. Allora la mozione che abbiamo presentato con l'apporto di tutti i gruppi correrà in parallelo con il lavoro che fa la Commissione del Senato per accertare questo tipo di situazione e di problemi e sui tempi reali capire davvero quando queste opere manutentive saranno messe in campo. Ma mi permetta, Presidente, il tema di fondo è manutenzione. C'è un celebre un pensatore del nostro paese, Leo Longanesi, un uomo della destra, un uomo libero, che usava una celebre a sua volta espressione: l'Italia è un paese di inaugurazioni e non di manutenzioni. Il problema di Pompei è esattamente quello della manutenzione. Se noi aspettiamo che vadano a compimento decine di gare con i loro ricorsi e non ci rendiamo conto che il Ministero deve mandare immediatamente delle squadre di manutentori specializzati, siamo fuori bersaglio. E se non ci rendiamo conto che bisogna invece coinvolgere il territorio che ha questa ricchezza straordinaria che ha troppo a lungo ignorato, collaborare con la Regione, con i comuni interessati, con i soggetti di promozione del turismo e la valorizzazione delle capacità del territorio, perché Pompei parla al mondo, non possiamo più accettare che il mondo parli male di Pompei. È un compito della nostra nazione, ci vede, spero, uniti e spero che l'approvazione di questa mozione da parte del Senato sia un segno di unità, ma anche di sprone deciso al governo. Ci sono più di 100 milioni della Comunità Europea, vanno spesi bene, subito, tutti, ma non rimandando l'azione manutentiva ordinaria, che è urgentissima e senza la quale nuovi crolli si verificheranno, nuove polemiche sorgeranno e più frustrazione in un paese che chiude le sovrintendenze, non è in grado più di tenere aperti gli scavi archeologici e i musei, si diffonderà nel nostro paese e nel mondo. La ringrazio.